Bellissimo, ciao, ciao a tutti, ciao, ciao. Avete visto che bello? Oh, bellissimo, bellissimo. Allora, siamo insieme, siamo i cinque, i magnifici cinque, anche se adesso siamo in quattro, ma poi arriva la quinta, insomma, un casino, va bene, perfetto. Ciao a tutti, ciao. Mi piace stare insieme a voi, ci piace stare insieme a voi. Ci piace condividere con voi tante, tantissime belle cose, ma soprattutto farvi conoscere il nostro mondo e farvi conoscere come si può sviluppare un'attività pur rimanendo tranquilli, sereni, divertendosi e avere una qualità di vita migliore. Questo è il tema di cui parleremo oggi, avere una qualità di vita migliore. E lo vogliamo presentare proprio parlando della qualità di vita che abbiamo noi grazie a un percorso che abbiamo fatto insieme. Quindi vi racconteremo un po' di vicissitudini, un po' di cose che abbiamo passato, che abbiamo vissuto e che ci hanno reso sempre più forti, ma anche più consapevoli che questa è l'attività di divertimento. Vorremmo divertirci insieme a voi quest'oggi. Ok, so che siete già abbastanza numerosi, siamo già 13 persone stanno arrivando sicuramente. Allora, ci presentiamo tutti e cinque, per ora quattro, ma il cinque arriva perché è il quinto che stanno montando la camera nuova e quindi stanno montando la camera nuova. Anzi, siamo tre. Siamo tre, poi siamo quattro, poi siamo cinque, poi torniamo tre. Quelli che siamo, questo è uno studio dove c'è un via, vai, vai, vieni e ognuno fa la sua parte. Vai, Veronica! Allora, il bello è che siamo a casa, chi entra, chi esce, chi apre, chi chiude, chi gira, chi volta, e quindi io mi sono adeguata alla situazione. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, siamo qui i magnifici 5, veramente siamo in tre, due sono scappati già, arrivano. Mi conoscete già, sono Veronica, faccio questa attività ormai da 7 anni, super soddisfatta di questa attività. Ne abbiamo tanti in questi 7 anni, ma veramente ci siamo divertiti tanti, tante esperienze, ma oggi vi racconteremo particolare, perché chi ci conosce o chi comunque ci segue pensa che noi siamo le migliori del coperchio. No, ormai mi chiamano, io non so a te Tito, ma a me quando mi chiamano mi dicono ciao, però non sono del coperchio. Ti capita Tito pure a te che ti dicono Tito, sei Tito del coperchio? Beh, in effetti, guardando bene, anch'io direi che sei quella del coperchio. Il naso è un po' come il pomello del coperchio. Beh, in Oggi effetti. il signore mi ha detto, sei Veronica quella del coperchio. E niente, insomma, attività particolare nella nostra. Io ho un turno di voce. Sì, tranquilla, vai, 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 tranquilla. Siamo in cinque qua, è normale. Ah, ok. Stavo dicendo, solo Veronica quella del coperchio, Veronica quella del coperchio, ma che ha deciso di cambiare la questa un'azienda spettacolare, un'azienda italiana che ci permette di fare il nostro lavoro e di contribuire a quelle che sono le mansioni, quindi la mamma, la moglie, la figlia, la nuora, la sorella, la cognata, ma tutto questo gestendo comunque il nostro tempo. Siamo delle, io mi definisco una mamma imprenditrice, che alla fine sono un'imprenditrice. Con un team di donne fantastiche, non solo donne, ma abbiamo anche dei grandissimi e fantastici papà che collaborano con noi. Ed è un'attività, vi posso garantire che dietro al coperchio e dietro alle cotture c'è tantissimo divertimento, c'è veramente tanto, tanto divertimento. E oggi, Tito, mi sa che qualcosa gliela cominciamo a raccontare di come ci divertiamo noi nel nostro mondo, vero? Sicuramente, sicuramente. Prima voglio presentare tutti i Magnifici 5, quindi questa è la Veronica, un vulcano attivo 24 ore su 24. Anzi, se conoscete una pattuglia dei Vigili del Fuoco che sia in grado di spegnere vulcani, che sia specializzata nello spegnere vulcani, ce lo dite che così la assolviamo subito, la ingaggiamo subito. E poi abbiamo Palma, Palma con calma, fa anche rima. Buon pomeriggio. Ciao,
con molta nonchalance, magari insieme a un caffè, io mi presento. Beh. Vuole caffè? Pomeriggio, sono le 4. Allora, anche io sono in questa azienda da circa 7 anni. Mi sono innamorata proprio del sistema, anche perché ci divertiamo veramente tanto. È un'attività molto libera, poi viene a conoscenza di persone come loro, guardate i nostri magnifici quattro che ce la passiamo alla grande, quindi sono veramente contenta, è un'azienda che è entrata nel mio cuore perché è veramente bella, veramente, veramente soddisfacente. Dico altro? Bene, brava, brava, brava Palma, brava. Per il momento abbiamo conosciuto l'andamento è quello di un mare calmo e sereno, la tavola blu, sapete quelle cose d'estate, bellissimo proprio, la pace dei sensi. Ecco, questo è Palma, ritacco, cioè tacco e ritacco, comunque è Palma. Ok, vai. Allora, noi abbiamo qui una persona che gli stanno montando la cucina in questo momento perché lei spende, espande, si ricambia la casa, tutto quanto. Vai, Chiara! Certo, ciao a tutti, a me mi stanno montando la camera, come potete sapere. Sì, mi piace, questo è il bello del mio lavoro, che non devo chiedere niente. Mi sono comprata la camera, va bene? Avevo voglia di cambiarmela, me la sono cambiata, ok? Quindi il bello del mio lavoro, vedete, posso dirigere i lavori, sto a casa, lavoro da casa, mi diverto con i Magnifici 4 perché veramente ne combiniamo delle belle. Quindi anch'io, mamma imprenditrice come la Veronica. Avete visto qualche fantasma? No. Quindi, che dire, questo è un lavoro veramente bello. Quindi a tutte le persone che ci stanno ascoltando, dico solamente di venire da noi, che è una cosa fantastica. E che dire, Tito, sono felice. Sì, insieme si vince. A chi Grazie passo la Chiara, parola? grazie. La parola. Allora, Chiara è la nostra parte più hard, la nostra parte più escono di quelle cose, ma poi sentirete tra un po', escono di È quelle vero cose che mi stanno montando straordinarie. la camera e devo Sì, pure pagare, esatto, capito? già abbiamo, poi si deve pure pagare per la montatura, cioè per aver montato. Mentre invece questo è il bello di Chiara, che ha questa voce suadente, per cui lei praticamente le persone le incoraggia a collaborare in questo modo. Guardami, guardami, mi è preso. Così, proprio così, basta che parla. Bene, poi abbiamo la Riccia. La Riccia, Riccia, un capriccio come me, uguale, proprio come me. Katia! Buon pomeriggio, io avevo iniziato la diretta che volevo stare fuori all'aperto e proprio nel momento di iniziare il mio vicino ha deciso di tagliare l'erba e quindi c'era giù un rumore del tagliaerba. Allora, sì, anche io sono una mamma, sono È giusto, l'erba si un'imprenditrice. taglia alle 4 del pomeriggio. Alle 4 del pomeriggio, certo, dopo il pisolino. Quindi sono anch'io mamma imprenditrice, faccio questa attività gestendo i miei tempi e possiamo gestirlo direttamente da casa. Insieme ai fantastici 5, 5, siamo 5. Insieme ai fantastici 5, siamo qui che ci divertiamo e allo stesso tempo lavoriamo. Abbiamo avuto anche una bellissima festa con Chiara ed è stato meraviglioso. Quindi venite, venite nel nostro mondo perché è qualcosa di meraviglioso, veramente meraviglioso. Vai, Tito! Benissimo, Tito, aggiustati allora, sì? un attimo il ciuffo, per favore. Aggiustati il ciuffo, Tito. Di qua o di là? Volevo fare la riga in mezzo, però c'è un'autostrada in mezzo. Vabbè, comunque, vediamo. Allora, oggi ci fa veramente piacere poter essere insieme a voi e poter parlare di questo. Quando parliamo, ci divertiamo insieme. Grazie Gabriella, siamo fantastici come siete fantastici tutti quanti voi e sono certo che ognuno di voi potrà creare il suo team di Fantastici 5, di Fantastici 4, di Fantastici 10. Qualunque cosa riuscite a fare con questa attività vi porterà oltre che il macro denaro.
vi porterà anche tanto divertimento. Cosa intendiamo dire quando parliamo di ci divertiamo? Non che siamo buffoni, ma che questa attività ci porta ad avere contatti con persone che hanno talenti diversi, caratteri diversi, personalità diverse, dove ognuno sfoggia il proprio talento. E quindi che cosa succede? Che messi insieme succedono e accadono di quelle situazioni dove veramente è buffo, non puoi fare a meno che ridere. Rispetto a un'attività come quella del dipendente che comunque deve passare del tempo per ottenere del denaro, e quindi quando entra la mattina in fabbrica, piuttosto che in ufficio, piuttosto che nella propria postazione di lavoro, tutto quello che accade non ha importanza, ma il più delle volte sono persone che hanno il broncio. Noi ogni tanto facciamo degli eventi negli hotel dove ci riuniamo e lì facciamo un po' di formazione e ci ricarichiamo anche un pochino. Che cosa succede? Che come arriviamo? Noi arriviamo con buongiorno e troviamo dall'altra parte delle persone invece con un muso lungo, una routine, una vita pesante, una vita monotona, una vita che a stenti arriva a fine mese e che quindi ci rispondono un po' per dovere a questo buongiorno, ma si vede, si sente, si percepisce che non c'è un vero entusiasmo nelle cose che fanno. Anche ti dovesse piacere il lavoro che fai, comunque il più delle volte, o il fatto che hai un capo che non tolleri, o hai dei colleghi con effetto mobbing, o hai una routine che ormai ti ha stancato. Ecco, invece questo tipo di attività ti porta ad essere una persona che riesce a divertirsi anche mentre lavora. In effetti io lo dico sempre, più che un lavoro, questo è un divertimento. Mentre pensiamo a quello che è la nostra attività, che adesso tra un pochino vi spieghiamo, accadono delle cose che sono veramente, veramente straordinarie. Per esempio, parlando con Chiara, che già se la sta ridendo a crepapelle, una volta andiamo a troviamo delle persone delle Filippine, ma molto carine, noi siamo innamorati di queste persone delle Filippine, che però c'è questo un po' di insomma, un italiano un po' filippino, no? Anche i filippini parlano anche un inglese filippino, tutto filippino quello che parlano. E allora una volta ci siamo scandalizzati. Perché, Chiara? Che è successo? Perché eravamo di ritorno, mi sembra, sempre sul lavoro, stavamo tornando in macchina, Tito riceve una telefonata, mette in viva voce, io ero a fianco a lui e sento: "Ciao Tito, sono Baby." E Tito gli dice: "Ciao Baby, tutto bene?" Lui e lei: "Sì." E a un certo punto lei dice: "Tito, io vuole porno da te." Io e lui: "Scusa? Sì, Tito, io da te vuole porno." Io ho guardato Tito e gli ho detto: "Tito, ma cos'è che stai combinando?" Diventa bordo, si ferma in macchina e dice: "Baby, forse hai sbagliato." "No, Tito, io da te Aspetta, aspetta, vuole aspetta Chiara, aspetta. porno." Aspetta un attimo, perché c'è anche da dire una cosa, che io non capisco mai le persone di lingua straniera che parlano italiano. Invece Chiara capisce tutto, non lo so come fai. Una volta abbiamo parlato con una persona in portoghese e lei capiva quello che diceva e gli rispondeva, io non capivo niente, proprio zero. Allora Chiara, che ha capito quello che voleva dire, prego, vai avanti. L'ho guardato e gli ho detto: "Tito, ma che cosa stai combinando?" E lui gli dico, e lui gli dice ancora: "Baby, tu hai sbagliato forse, ma vuoi qualche kit?" "No, Tito, anche Daisy, io e Daisy vuole due porno da te." "Ah, Dio, sono due, mo." Ho detto, è diventato rosso. "No, Chiara, si sta sbagliando." Allora a un certo punto gli dico io, lui gli dice: "Ma forse vuoi un kit di coperchi?" E lei: "No, io vuole porno." Ari, dai, e era contenta, le gli ho detto a un certo punto. Poi ho detto: "Cavoli, loro la F e la P." Gli ho detto: "Baby,
gli ho detto, ma non è che per caso vuoi il kit forno? Chiara, io voglio il kit porno, e da allora è nato il kit porno per i filippini, ragazzi. Ma voi dovevate vedere Tito come era diventato rosso in un imbarazzo, perché effettivamente una che ti chiama e dice vuole porno da te, scusate, quindi anche il bello, comunque ci siamo ammazzati dalle risate, quindi bellissimo. È nato il kit porno. Ragazzi, bellissimo. Poi ci abbiamo fatto anche le immagini, mamma mia, ecco, abbiamo ironizzato tantissimo, veramente è stato, no, dai, ci divertiamo, succedono di quelle cose, veramente c'è da fare un libro, questo allora. È veramente bello, e questo è quello che accade quando ci riuniamo insieme per organizzare un evento, un corso di cucina, quando si collabora insieme accadono delle cose veramente straordinarie. Per esempio, so che ultimamente, proprio ieri, è stato fatto un evento in Lombardia, e Katia, ci vuoi raccontare cosa c'è stato di divertente? Di no, ma senza di fare più. Nomi, così, così, di proprio... Di più. Cose strane. Allora, Katia, dai, solo una cosa dico io, solo una cosa e poi parli tu. Ti dico solo che hanno twercato. Ah, si sono ammazzati, cioè, dalle basta. Dirette. Abbiamo detto tutto. Fino, abbiamo fino twercato. Ma abbiamo fatto twercare. Abbiamo fatto twercare le nostre consulenti. È stato bellissimo. Non posso dirti di più. Dovevi esserci. Sono certe cose. Ci sono cose, Tito, che anche non si possono tutto raccontare. Il resto c'è Mastercard. Ma la cosa, per tutto il resto c'è Mastercard, ma è stato bellissimo. No, io c'ho un aneddoto, una cosa bellissima. All'inizio, quando ho iniziato questa attività, sono andata a fare... Io sto a Bergamo, però sono abruzzese, quindi il bergamese, il bergamasco, non lo capisco. Il bergafemmina, il bergamasco, insomma, il bergafemmina proprio zero. Allora vado a fare una dimostrazione, e ti dico pure il nome, dalla Silvana Daminelli, che all'epoca grande era... Grande Silvana, grande. Sì. Allora io dico, durante la dimostrazione, dico, attenzione signore, sapete, col nostro coperchio possiamo fare anche la polenta. E lei mi dice testuali parole. E io, what? In pratica mi voleva dire che la polenta va menata, non si può fare col coperchio, insomma. Allora abbiamo fatto una scommessa e gli dissi, ok, facciamo così, tu provi, fai la polenta, se ti esce bene, vieni a lavorare con me. Indovina dov'è la Silvana Daminelli? E con no, noi indovina dov'è la polenta? La polenta se l'è mangiata! Sì, sì, è stato troppo bellissimo, divertente. Bellissimo. Sono quelle situazioni che fanno di questa attività non un lavoro dove sei spinto dal dovere, ma sei attirato dal piacere di poter sviluppare, di poter creare, di poter fare. Io so che anche Veronica ha vissuto una situazione poco tempo fa. In pratica, cosa succede? Io chiedo a Veronica di mandarmi la foto per creare un evento su Facebook di una sua incaricata. Io la conoscevo, la incaricata. Una bella donna, una persona affascinante, tra l'altro faceva teatro, mi arriva una foto che sono rimasto un pochino... Racconta tu, Veronica. Da morire. Ma mi sono proprio spaventato. Speriamo che non ci guardano. Stavi raccontando questo? La foto di una mia consulente che fa teatro. Ora, questa mia consulente è una bella donna, ma veramente molto bella, e Tito l'ha sempre ammirata per i suoi modi, per la sua bellezza, no? Una donna matura ma molto bella.
quando mi chiede la foto, visto che stavamo parlando anche di altre situazioni, gli ho mandato un'altra fotografia perché pensavo che lui mi stesse chiedendo un altro tipo di foto. E io gli mando, lui mi guarda e mi fa, mi scrive, mi fa... voglio morire, guarda, voglio morire. Non ce la fa, non ce la fa. Arrivata una foto di una signora con gli occhi sbarrati. Ho detto forse è lei struccata, non lo so, perché era un po' così. Insomma, abbiamo riso per ore e ancora quando ci ricordiamo queste cose non possiamo fare a meno di poter lacrimare dalle risate. Ecco, questo è quello che un po' succede. Ma noi combiniamo tanti anche, facciamo i viaggi, noi spesso facciamo di lavoro, no? Adesso col periodo del Covid non stiamo, scusate, ma partivamo forse, e quindi partiamo 4-5 noi insieme. Non vi dico cosa succede, perdiamo le cose. Cose che accadono, che solitamente fanno il amo. Dovevamo scendere alla stazione di Latina, 5 fermate dopo, per tornare indietro. Le cose assurde, ma fanno divertire. Sembriamo le scelte che vivono delle prime esperienze. Quello di questo perché ti dà tanta schifo. Poi noi abbiamo Tito che lui è questo, facciamo un credulone a tutto e quindi noi ancora di più ridiamo, ci fa veramente divertire tanto. Vai Tito, ti... Vero, bello. Le belle situazioni escono anche dai viaggi che vinciamo, che l'azienda mette a disposizione, per cui noi siamo impegnati e lavoriamo testa bassa, divertendoci, comunque con passione, arriviamo a un risultato, ma siamo arrivati lo stesso, eppure l'azienda ci premia, ci manda dei viaggi. E quindi ricordate il viaggio, chi a Parigi, chi a Firenze? Chi di voi è andato a Parigi e chi di voi è andato a Firenze? Io sono andato a Parigi, all'Hotel Tu sei andato a Parigi? Io Firenze. Chiara è andata a Firenze. Io Firenze. Chiara è andata a Firenze. Mamma, come mi sono divertita. E che com'era l'hotel a Parigi o a Firenze? Com'era? Ti posso raccontare una cosa di uno spettacolo. Aspetta, fammi sentire. È presente Luigi XVI? Allora, mi chiama, io ero all'inizio dell'attività e mi dice: hai vinto un viaggio a Parigi? Dico, mazza, qua già si vincono viaggi. Dice, sì, devi partire con tuo marito e tuo figlio. Ok, mi arriva l'email con i biglietti per fare il check-in, io parto, vado a Parigi, arrivo a Roma trovo l'azienda, andiamo in aeroporto, il taxi che ti viene a prendere, cioè io da casalinga disperata mi sono trovata in una realtà, ho detto madonna mia, ma dove sono? Quindi mi viene a prendere il taxi, mi portano all'aeroporto, dall'aeroporto poi mi portano, insomma, finché arriviamo a Parigi. Arrivati a Parigi ci portano all'hotel Marriott, sapete bene che l'hotel Marriott è una delle catene comunque molto ambiziose, di prestigio. Arriviamo lì, ora dovete sapere che a Parigi è difficile parlare italiano, la prima gaffa la fa mio figlio, entra lì e gli comincia a dire, lui era piccolino mio figlio, parliamo di 5 anni fa, aveva circa 6 anni, 7 anni, no? Allora gli fa, scusi il bagno, come fa, what? Io devo andare al bagno, what? Oico, io sono i cusenze, e ero un bagno, ok. Arrivo io, intervengo, ho detto, insomma, mica sei a Cosenza qui, ma che stai facendo? Lo accompagno al bagno. Dopo ci danno le stanze e a me mi danno una suite bellissima. 3 bagni, ha una camera spettacolare, con una vista mozzafiato. Arriviamo lì, allora, nel programma che l'azienda ha fatto trovare in camera e nella suite, avevamo che in quell'ora dovevamo riposare un po', perché e poi c'era la bottiglia di champagne con i pasticcini. Quindi noi tranquilli abbiamo fatto una doccia, abbiamo cominciato ad assaggiare qualcosina e ci siamo messi a riposare, perché poi la sera avevamo un evento aziendale. A un certo punto noi eravamo stanchissimi, andiamo a dormire. Quindi quando vai a dormire comoda,
ti vesti comoda, quindi avevamo gli slip, la canotta, no? Suonano, eravamo nel pieno del sonno, suonano nella stanza. Noi con l'idea, eravamo appena arrivati, con l'idea che era a casa, allora ci alziamo di soprassalto e come mio figlio fa, sì, apro! Sempre mio figlio che le combina, apre e arriva una signora peruviana con un vassoio pieno di dolci, di dessert. Tu vedi mio marito che scappa e fa i salti sul letto. Oh, ferma! Ferma sta cosa! Io che scappo dall'altra parte, mio figlio che fa, mamma, ma hanno portato i dolci! E noi nel panico totale perché eravamo tutti, cioè, messi veramente molto comodi, un imbarazzo totale. Queste comunque sono cose che mi fanno ridere, no? Perché stavamo vivendo delle prime emozioni che l'azienda comunque aveva messo in omaggio per noi, ma non essendo abituati a delle realtà così particolari, noi eravamo belle tranquilli, ma chi veniva adesso in camera da noi? Invece era venuta la peruviana a portare tutti i dolcini, i pasticcini, quindi il bello, poi ci siamo divertiti, gran lusso, esperienza indimenticabile con tantissimi colleghi. E questo è successo a Parigi. Invece a Chiara che gli è successo? Sicuramente hai con Palma anche sicuramente hai anche con Palma qualche aneddoto, tu che lavori più strettamente a stretto contatto con Palma. Palma, anche tu hai da raccontare qualche aneddoto bello, divertente? Non ti ricorda, Veronica stessa mi ha messo il nomignolo. Ero all'inizio dell'attività e io per farmi conoscere cosa facevo? Facevo molti stand ovunque, però ogni qualvolta che facevo una sponsorizzazione o qualche altra cosa, facevo la foto, c'erano sempre i pini dietro. E facevo, però ho fatto una sponsorizzazione, no, magari una foto carina, e c'erano sempre i pini. All'Angel Day, quando sono dovuta salire sul palco, mi fa, adesso facciamo salire la signora che sponsorizza anche i pini. Io non avevo capito. E si riferiva a me, cioè perché facevo la foto, dice guarda ho sponsorizzato, pure la signora no, con la firma, visto il foglio, no, facevo la classica foto che si fa, e lei poi mi ha fatto presentare come la signora che sponsorizza i pini, la volevo strozzare. Oh, oh. Adesso cambio, non sponsorizzo più in montagna. Ogni foto mi trovavo un pino dietro, cioè, anche al mare, dovunque si era c'era questo pino, dico ma che sponsorizzi, sono i pini tuoi portafortuna, spiegami un attimo. Allora ho detto la signora. Non ti sento. Bello, comunque sono, ecco, questo è quello che volevamo un po' trasmettervi. Questa è un'attività dove è un'attività fatta di soddisfazioni, di premiazioni, di hotel, di piscine, di divertimento, è accompagnata da queste cose. Certo, è un'attività dove abbiamo anche delle responsabilità. E oggi vi dico qual è il meglio di questa attività. Se qualcuno di voi ha sempre pensato o sempre saputo o sentito parlare da altri che questa è un'attività dove guadagna solo chi sta in alto, che questa è un'attività dove è per gli sfigati, quelli che non trovano lavoro e allora alla fine si buttano in questa attività. Questa è un'attività dove devi rompere le scatole alle persone e alla gente. No. Assolutamente no. Se hai pensato questo, se hai sentito questo, hai soltanto sentito quello che è una cattiva reputazione di persone che svolgono questa attività nel modo più sbagliato. In questa attività invece è basata su dei valori, valori molto più importanti. Qui non devi preoccuparti di fare denaro, qui non è la primaria occupazione la vendita. La nostra primaria occupazione è aiutare le persone a soddisfare un bisogno. Che sia un cliente, una cliente che ha visto il nostro prodotto e vorrebbe trovare una soluzione ai problemi che normalmente incontra nella propria vita, grazie al nostro prodotto il può risolvere, questo per noi è una grande soddisfazione. E se per caso la cliente che ha acquistato il nostro prodotto non si trova tanto bene, vorrebbe ridarci indietro il prodotto, noi ci riprendiamo il prodotto, gli rinviamo dietro i soldi, perché il nostro obiettivo non è quello di vendere i prodotti, ma il nostro obiettivo è quello di far del bene alle persone, quello di permettere alle persone di risolvere un problema grazie a quello che noi gli offriamo.
E tanto per dirla, noi non daremo mai un prodotto a una persona senza prima averlo dimostrato, senza prima aver fatto assaggiare, senza prima aver fatto toccare con mano. Questa è la nostra preoccupazione, aiutare le persone a migliorare la qualità della loro vita anche tra le mura domestiche. La nostra più grande preoccupazione poi è quella di aiutare le persone a sviluppare una propria autonomia, quindi a guadagnare del denaro, poco o tanto che sia, non ha importanza. L'importante è che siano persone che vogliono realizzarsi in qualche modo e vogliono contribuire nella loro vita a migliorarsi anche sotto l'aspetto economico. Noi non ci interessa iscrivere persone nel nostro team, nella nostra squadra, non ci interessa che ci siano più persone o meno persone. Noi ci interessa soprattutto le persone che si avvicinano a noi e che ci seguono, le possiamo aiutare, le possiamo seguire, le possiamo affiancare, le possiamo consigliare, le possiamo aiutare a realizzarsi. E ci sono alcune persone che si realizzano semplicemente arrotondando, dando una mano in casa per arrotondare, per creare una famosa tredicesima, per creare una famosa entrata in più, un piano B. Ci sono delle persone che invece vogliono proprio mantenere il proprio tenore di vita attraverso questa attività e ci sono delle persone che invece desiderano creare un'impresa colossale, quello che magari non sono mai riusciti a fare in un altro settore. E questa è un'attività a misura d'uomo. Ognuno potrà decidere quanto applicarsi, quanto raggiungere e dove arrivare. Tutto questo verrà fatto insieme a persone straordinarie. La cosa più importante è proprio il team, proprio le persone che lavorano insieme a voi, che se vi seguono e che stanno intorno a voi o che si avvicinano a noi. Perché? Perché questa è un'attività fatta di esseri umani, di persone che interiormente hanno un talento, hanno delle qualità, hanno delle virtù e messe insieme creano un'energia pazzesca, un'energia incredibile. C'è questo scambio di qualità e di virtù che una persona cresce automaticamente semplicemente perché sta all'interno di un team. Io vi dico questo, tra l'altro, tra poco, tra una settimana, credo, ci saranno delle novità importantissime, bellissime dentro questa azienda. È un lancio che faremo per i prossimi 3 mesi. Vi consiglio di avvicinarvi a questa attività perché tutto diventa più semplice, tutto diventa più a portata di tutti e soprattutto tutto questo, tutti i cambiamenti che verranno fatti, vengono fatti proprio perché noi ci interessiamo del benessere delle persone. Non c'è un settore al mondo dove è tutto impostato e creato sulla condivisione. Cioè io aiuto te e nel frattempo aiuto me. Io aiuto le persone con cui vengo in contatto a migliorare la loro vita, mi concentro sul migliorare la vita delle persone e automaticamente, cioè proprio come conseguenza, anch'io ne ricevo dei benefici. Spesso mi ritrovo a parlare con persone, per esempio, che sono dei massaggiatori. Ultimamente ho parlato con una persona che fa shiatsu, probabilmente qualcuno conosce questo tipo di massaggio. Dovete sapere che lo shiatsu è un tipo di massaggio che viene fatto con delle particolari posizioni, cioè la persona si sdraia su un tappeto e chi gli fa il massaggio si mette in alcune posizioni per poter arrivare a premere con i pollici, per cui l'intero corpo del massaggiatore comincia a fare stretching. Quindi cosa succede? Che chi fa il massaggio riceve un beneficio fisico. La stessa cosa si applica a noi. Più aiutiamo le persone a migliorare la loro vita, la loro qualità di vita in termini di risoluzione dei problemi oppure in termini economici, e più automaticamente migliora la nostra vita senza che neanche ci pensiamo, senza che neanche ci preoccupiamo. Questa è un'attività fatta di viaggi, divertimento, condivisione, convention, dove energia ed è fatta anche di istruzione, strategie, nuove cose, impari sempre, una scuola a vita dove tu continui a imparare sempre e nel corso degli anni che fai tanto, che fai poco, stando insieme, affiancando persone che magari sono più
più addentrate o sono più colte in questa cultura del business, automaticamente ti riscopri che sei un'altra persona. Mentre in molte attività cercano di tenerti un po' al tuo posto, al posto tuo, non ti permettono di prendere decisioni, di pensare, tu devi solo ubbidire. E il mondo e la società che in cui viviamo ti porta a pensare questo, perché voi pensate soltanto alla scuola dell'obbligo, dove la classe è ancora impostata come lo era al tempo del fascismo di Benedetto Croce, ma non per fare politica, ma perché era un ragionamento dell'era industriale. Pensate a tutte le persone, i ragazzi che si siedono dei banchi e vengono educati per anni e anni della loro vita, della loro prima vita, quindi la formazione più importante, vengono educati ognuno a stare al loro posto, ognuno a stare in silenzio, ognuno a ubbidire a quello che gli viene detto. Ricordate la campanella richiama molto la sirena nelle fabbriche per la pausa pranzo, per la fine lavoro. Tutto questo è un'educazione che porta la società a essere inquadrati per fare i dipendenti e lavorare per arricchire i ricchi, i veri ricchi, quelli che fanno l'imprenditoria. Non è un'attività, scusate, non è una cultura che porta le persone a inventarsi, a creare impresa. Mentre la scuola anglosassone viene impostata in maniera diversa, i ragazzi non sono dietro dei banchi ad ascoltare e a imparare a memoria, ma sono intorno a dei tavoli, vengono fatti dei gruppi dove imparano già da bambini a interagire con gli altri, a creare un team. Ma fondamentalmente un imprenditore, una persona che nel mondo del lavoro vuole realizzarsi, questo deve fare, deve imparare a interagire con gli altri, deve imparare a scambiare, a condividere, deve imparare questa condivisione. Quello che non ci fa, non ci insegna la scuola dell'obbligo oggi è di vitale importanza per ottenere un'attività e una professione che vi fa stare bene, vi fa stare sereni, vi fa stare in condivisione con gli altri, in contatto, e vi fa crescere da un punto di vista culturale, professionale e anche fisico, perché quando una persona sta bene anche fisicamente. Ora, quello che noi vogliamo dire a tutti quanti è questo: avvicinatevi a questa attività. Qui troverete un team, come avete visto, di persone stupende, di persone che sono pronte a dare, di persone che hanno un'esperienza e che quindi potrete imparare da loro anche semplicemente condividendo e stando insieme, affiancandole, stando insieme a loro. Qui avete un team che è veramente una famiglia, e questa è la cosa più importante. Io vedo che alcune persone si sono avvicinate a questo tipo di attività, magari con altre aziende, e non hanno avuto successo e sono rimaste deluse, quindi ne parlano male, ma fondamentalmente non avete trovato un mentore o non avete trovato un team che sia una famiglia, un team che risucchi la vostra voglia di crescere, la vostra voglia di sapere, la vostra voglia di fare, fino al punto di portarvi al successo. Qui troverete questo, troverete una famiglia, delle persone che lasceranno spazio al tuo tempo, alla tua libertà, ma qualora voi avrete bisogno di supporto e di attenzione, loro ci sono, e ci sono in forma familiare, in forma amichevole, in forma proprio, noterete che traspare dal loro sguardo, dal loro modo di fare, la voglia di aiutarti a crescere, perché questa è la nostra cultura: non utilizzare le persone per far crescere il tuo business, ma utilizza il tuo business per far crescere le persone. Attraverso il business per noi è solo uno strumento per proporre a te la possibilità di crescere quanto e come vuoi tu. E questo è il nostro augurio. Quindi, noi tutti e cinque insieme abbiamo questo augurio da farti, ma soprattutto abbiamo una cosa da raccontarvi che è spettacolare, una cosa che, come potremmo dire, Katia? Come potremmo dire, Tito? Katia? Katia è proprio quella persona, adesso ve la racconto, che se non glielo dici 7 mesi prima,
se glielo racconti bene, se non glielo spieghi, se non glielo programmi, lei è improvvisato. No, abbiamo una novità da dirvi. Perché in queste settimane sta accadendo nella nostra compagnia un qualche cosa di particolare. La settimana prossima abbiamo una bomba da raccontarvi che io credo che farà la svolta. Io penso che questa è una decisione che è venuta da un gruppo di membri, di member all'interno della compagnia che insieme hanno unito la loro esperienza e hanno creato un progetto fantastico. Siamo veramente orgogliosi e desiderosi di presentarvi una cosa, una novità pazzesca, ma ve lo diciamo alla prossima puntata. Non perdetevi la prossima puntata. Anzi, nella prossima puntata portate un sacco di persone nuove che non ci conoscono, perché vi dico che sarà una cosa fantastica, vero Veronica? Assolutamente sì, è un grande progetto che partirà settimana prossima, non vi possiamo anticipare assolutamente nulla. Le consulenti, oltretutto Tito, puoi confermare, non sono a conoscenza di nulla. È un qualcosa che bolle in pentola, come dice il nostro leader tra i member. Vi possiamo soltanto dire che sarà una svolta decisiva per tutti, non solo per noi di Magicliva, ma per il signore che sta a casa. Quindi il mio consiglio è di invitare più persone possibili a questa diretta di giovedì prossimo, anche perché non vi dobbiamo presentare nessun tipo di prodotto, non c'è un acquisto di nessun prodotto, ma un qualcosa di molto, ma molto particolare. Quindi non vi aspettate cotture. Bene, allora ci vediamo giovedì prossimo. Portate tante persone perché ci sarà una novità a livello nazionale, proprio per tutti, una novità che anche gli incaricati oggi non sanno, ma possiamo anticiparvi che le cose stanno cambiando, il vento sta cambiando e sta migliorando tantissimo. Con questo vi salutiamo tutti i magnifici 5. Ciao! Ciao! Ciao a tutti! Ciao! Ad Alpina, attacca la musica! Attacca la musica!